Ciao a tutti ragazzi, sono Cinzia, la vostra fitness trainer dal centro fitness SGT Sport nel cuore della cittadella dello sport di San Buceto. Da oggi non abbiamo più scuse, la WISP si allena in casa con te. Ciao amici, ciao amiche. Oggi il nostro allenamento sarà un allenamento di Pilates, una mini workout, una mini routine di Pilates. Il Pilates è un sistema di allenamento ideato agli inizi del Novecento dall'omonimo Joseph Pilates. Inizialmente in realtà questa attività si chiamava Contrology perché uno dei principi fondamentali del Pilates era proprio il controllo. 8 sono i principi fondamentali del Pilates e sono la concentrazione, appunto il controllo, la respirazione, la centralizzazione sulla powerhouse, la precisione, la fluidità, l'isolamento e la routine. Bene, concentriamoci inizialmente sulla respirazione. Inspirazione in, espando l'addome, do spazio all'aria. Respirazione S, svuoto e faccio uscire l'aria. Inspiro insieme, mi stendi verso l'alto. Immaginiamo di essere attratti sempre da una forza come una gigantesca calamita al soffitto che ci distende in allungamento assiale. Ruota il capo e destra, sinistra. Fluidità nei movimenti, ragazzi. Al centro e dico sì. Vai. Disegno dei piccoli cerchi con il mio mento, immaginando di avere un foglio gigantesco davanti a me. Dall'altra parte. Siamo al centro, inspiro e distendo, scendo, vai, inspiro, fuori, ancora uno, inspiro, ultimo ragazze, ci siamo e occhio, insieme, piccole rotazioni del bacino, mobilizzazione delle articolazioni principali, destra-sinistra, vai, ci siamo, occhio, e 4, 3, mi fermo al centro e scendo, scendo 4 volte e spingi sui talloni, stringo i glutei, 2, stringo, ancora 2 volte, e facciamo l'ultima. Bene, ci posizioniamo adesso lateralmente al tappetino, siamo su, inspiro, ok, fuori. Ragazzi, insieme leviamo le scarpe, molto più comodo lavorare senza scarpe quando si fa attività di Pilates. Ci appoggiamo. È importantissimo percepire il suolo, sentirlo morbido. Ok, adesso scendiamo piano, poggiamo le mani in avanti, camminiamo in avanti andando in posizione di plank e torniamo su, scendo e distendo, vai, addome e glutei, torno su, benissimo, srotola sempre e apro le spalle. Questo è il terzo, saliamo ancora, ragazzi facciamo l'ultimo e restiamo in posizione di plank, bene, siamo qui, appoggio le ginocchia, scendo lentamente, distendo le braccia, fronte piatta al tappetino. Apro leggermente i piedi, li stacco leggermente fra di loro il distanzio e comincio, attivando i glutei, a sollevare le gambe insieme. Uno. Insieme, vai. Mantieni sempre la fronte piatta al tappetino. Fuori l'aria. Benissimo, ragazzi.
Adesso è l'ultimo, resto giù. Faccio la stessa cosa con le braccia, su. La fronte resta piatta, su. Vai, piccolo. Mi sollevo poco, attivo sempre i glutei. Vado, facciamo l'ultimo. Benissimo. Adesso insieme gambe e braccia. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Ultimo. 4. 3. Benissimo. Mani. Spingo sulle ginocchia. Attivo i glutei. Proteggendo la schiena mentre salgo, adesso distendo. Benissimo. Scivoliamo in avanti, scivola, scivola, scivola. Il naso sfiora il tappetino, distendo le braccia, anzi il braccio destro, ruoto e vado in decubito laterale. Ci siamo ragazzi. Da questa posizione distendo il braccio, appoggio il capo, slanciamo. Il piede sale con la parte laterale al soffitto, ok? Resta su e uno, tempo, vai, flesso estensione del piede, il bacino in avanti, non cadiamo indietro, errore, ma immaginiamo una corda che legata a questo punto ci tira in avanti, attiviamo il gluteo, ok? 4, 3, 2 e resto. Benissimo, porto giù, stacco leggermente il tronco, avvicino pochissimo il braccio e vai su con le gambe contemporaneamente. Vai, 3, 4, 5, 6, 7 e facciamo l'ultimo, 8. Ok, giù ragazzi, adesso avviciniamo senza caricare la colonna, senza inarcarla e ci posizioniamo sull'altro lato. Stessa cosa, distendo, immaginiamo di essere un'unica linea e vai su. Allo stesso modo, il braccio in avanti e in alto serve per dare equilibrio. Ancora, ok ragazzi, rimango su adesso e vai, flesso estensione del piede, pop, vai, vai, bene, 4, 3, 2, mi fermo e vai, su, ci siamo e su. 4, 3, 2 e vai giù. Bene, fletto, mi appoggio sulle gambe, distanzio i piedi e le ginocchia circa un pugno, appoggio le mani, appoggio le punte dei piedi a terra, distendo le gambe. Da questa posizione con le mani mi avvicino, fletto leggermente le gambe, scarico la schiena morbida e srotolo salendo. Srotola lentamente. Vai. Srotola, srotola, srotola. Ci siamo. Inspiro. Fuori l'aria. Ancora uno. Inspiro, fuori l'aria, ruoto spalle, inspiro, resto su, guardo in alto dove il soffitto incontra la parete e scendo giù. Grazie mille, sempre di essere stati con me, al prossimo workout.